Flavio Parenti, Raffaello, intanto avevi mai fatto un film d'arte? Sì, fortunatamente ne ho fatti alcuni, ma diversi. Diciamo, ho fatto un film di Peter Greenaway, che si chiama Goldsmiths and the Pelican Company, che è un film d'arte, diciamo. Poi ogni film è un film d'arte, però diciamo così specificamente su un personaggio storico realmente esistito, no mai. Senti, com'è questo Raffaello? Abbiamo saputo che aveva un carattere molto controverso, contraddittorio, era un po' in un modo e un po' nel modo opposto. Ma era un uomo, vabbè, a parte un grandissimo artista, era molto sagace, molto intelligente. Si può dedurre dai suoi quadri, c'è un aneddoto molto carino riguardo ai suoi quadri, ai suoi ritratti. Lui, vabbè, era un ritrattista, dunque faceva tanti ritratti, li faceva un po' come li facevano all'epoca, li faceva abbastanza piatti. Era molto amico di Leonardo da Vinci. E un giorno sono nello studio di Leonardo da Vinci e Leonardo gli dice: vieni, ti faccio vedere una cosa. E gli mostra la Gioconda. Raffaello, appena vede la Gioconda, si rende conto dell'incredibile innovazione che portava con sé il quadro, e tutti i quadri successivi di Raffaello prendono dalla Gioconda, cioè assorbono la profondità di campo, la tridimensionalità del soggetto. Quindi era una persona estremamente capace di capire, di carpire e di rubare agli altri le cose belle e poi di adattarle a se stesso e poi di migliorarle. Era un grandissimo artista, uno dei più grandi, forse il più grande, perché non solo, come dire, era un grande artista, era un grande pittore, ma era anche uno che ha rivoluzionato il concetto di bottega. Lui è il primo artista, pittore, che ha fatto della bottega un luogo di produzione. Lui non delegava i piccoli dettagli ai suoi assistiti, cioè ai suoi assistenti, scusa. E lui delegava addirittura le opere intere. E il motivo per cui lui, morto così giovane, ha prodotto così tante opere. Senti, mi sembri molto competente, ma tu ti appassioni di arte da sempre, oppure questo film ti ha dato, diciamo, l'input per approfondire un po' di più? Beh, mi appassiono del lavoro che devo fare, che è recitare, e quindi nel caso specifico dovevo capire chi era Raffaello, e non essendoci testimonianze, come dire, video di Raffaello, e le uniche cose che mi erano rimaste per capire che tipo era erano appunto gli avvenimenti che ha fatto nella vita. E quindi da lì mi sono dovuto appassionare a Raffaello, proprio alla sua storia. E ho letto un po' di libri e quindi sono un po' preparato, non sono un critico d'arte, però sono un po' preparato. Sono importanti questi film? Beh sì, decisamente. A parte che è un film che verrà distribuito nel mondo e che porta in alto la bandiera dell'Italia. E io credo che questo, già, come dire, di partenza sia fenomenale. Noi abbiamo il Rinascimento, abbiamo la bellezza, abbiamo il gusto, abbiamo Raffaello. Quindi andare in giro, come dire, no? E mostrare che questa è l'Italia, anche questa è l'Italia, trovo che sia fenomenale. Insomma, il gusto, la bellezza sono importanti nella vita, fanno parte della crescita di un paese, della crescita di una persona. Incontrare la bellezza e circondarsi di bellezza è una cosa che cambia la vita. Prossime tue cose, dove ti vedremo ancora? Dunque, ho un film in uscita ad aprile-maggio, scusa, che si chiama The Space Between, che è un film italo-australiano diretto da Ruth Borgobello, dove è una storia d'amore tra una turista australiana e un giovane friulano, che faccio io, che si incontrano in un momento difficile della loro vita e da lì nasce un amore che poi non sai, sono quegli amori che poi non sai se continueranno, però permette di far rivivere la scintilla della vita in entrambi. E poi ho fatto 1993 con Sky, che dovrebbe uscire, però non so quando. Seguito ideale di 1992, beh, quella è storia, no? C'è poco da inventare. Sì, esatto, il mio personaggio è fittizio, dunque, okay, come dire, ho un margine di libertà, però sì, è storia. E chi sarai, quindi? Lo puoi dire, visto che non sarai un personaggio reale? Sono un giovane mica tanto, vabbè, un giornalista che voleva essere scrittore, che poi non ce l'ha fatta ed è finito a lavorare in un giornale di gossip, e questa cosa ovviamente non è che proprio lo prenda benissimo. C'ho la barba, i vestiti larghi, no, è divertente, un bel personaggio. Senti, una serie importante, no? Come ti ci sei introdotto, insomma, infilato? Ma guarda, dal punto di vista mio come attore non è che cambia la serie, il film, importante, meno importante.
Non cambia, per me il lavoro è lo stesso, io devo recitare. No, per importante intendevo il tema, insomma, si parla della nostra Italia, no? Dei nostri buchi neri, per così dire. Appunto, l'attore, per come lo vedo io, per la visione che ho della recitazione, non è testimone del contenuto, lui veicola qualcosa che non è suo. È fondamentale questa cosa, almeno per me, per la mia visione, ognuno ha una visione diversa della recitazione. Io mi vedo come veicolo, come portavoce di altro, di poeti. Io sono un mero esecutore, insomma. Quindi la qualità del contenuto non rientra nelle... cioè non cambia il mio modo di affrontare la recitazione. Non so se è chiaro questa cosa qua. E quindi per me è sempre una passione dire delle parole, essere in scena e scolpire un animo, ecco, quello è la mia passione. Poi il resto, che sia Medico in Famiglia, Woody Allen, Raffaello 1993, non cambia. Dipingerlo in questo caso, un animo, va? Sì, sì, beh, mi piace l'idea di scolpire, perché è una cosa tridimensionale l'anima. Però perché sì, fa Raffaello. Lo dipinta, sì. Grazie Flavio. Grazie a te.